Il nemico ha chiamato, capitano! Pronti a ruggire! Lascate, togliete vento! Legati. Fuoco in arrivo! Gravi danni! Fuoco! Certo, capitano! Fuoco! Il debole che hanno! Mettete i trevi al vento! Aprite i trevi, avete sentito? Occhio, si scivola! Torna indietro, altrimenti... Fuoco! Siamo pronti! Fuoco! Questo è il suo punto debole! Fuoco! Siamo pronti! Occhio, si scivola! Siamo troppo vicini, capitano! Portaci via! Fuoco! Pronti ad apportare al tuo segnale! Facciamo... Fuoco! Niente! Fuoco! Vanno dritti verso... Chiudete gabbie e controvelacci! Non siamo lontani! Chiudete tutte le vele! Vado a cercare Roberts. Non metterci troppo, la ciurma sta diventando inquieta. Il capitano è in mare! Capitano Kenway. L'ennesima situazione spinosa, Roberts. Dobbiamo smettere di incontrarci così. Smetti di seguirmi e non succederà più. Non è necessario. Sai che sono un uomo di parola. Il capitano Howell è stato ucciso oggi dai portoghesi. Sciocco testardo. L'avevo avvertito di non scendere. È tutta opera dei Templari, Burgess e Cochrane. Gente come quella che ti ha portato a L'Avana. Ah, vedo che non si sfugge all'attenzione dei Templari, oppure sì. Ma per me è ora di contrattaccare. Sì, l'idea mi piace. E so anche come farlo. Ma quei due, Burgess e Cochrane, non devono lasciare l'isola né svelare la mia fuga. Non accadrà. Fidati. Se vedi dei membri della mia ciurma, fagli un favore e mandali qui da me. Farò il possibile. Portate solo il necessario, idioti. Non aspettiamo nessuno. Dateci dentro con quella roba o vi lasciamo indietro. Ok, sono qui! Sei stato bravo, Kenway. Hai agito davvero assassino. E per cosa? Per stupido orgoglio. Vi siete messi tra me e il bottino.
Nessuno dovrebbe mai farlo. Un avido idiota! Come diceva Hornigold. Quel templare non significa niente per me. E neanche voi. Mi dispiace per te, Kenway. Sono stati i templari ad accoglierci quando tutto è andato a puttane. Non il re. Non il paese. I templari. I templari sono una famiglia. Tu ne hai una? Il lavoro onesto offre pochi diritti, pari scarse e fatiche. Ma poiché siamo pirati del mare, abbiamo fama e un mucchio di soddisfazioni, piacere e denaro, libertà e potere. Quale uomo dotato di intelletto sceglierebbe una vita misera, quando invece l'unico rischio che corre il pirata è subire l'invidia di chi brama la sua ricchezza? Ah. Beh, sono stato tra voi 6 settimane. E in questo tempo ho adottato i vostri costumi, e con tale fiera convinzione che vi sorprenderà vedere la vostra passione ardere in me con una tale forza e una tale intensità. Ma se vedete in me una guida ora, va bene, sarò il vostro capitano. Mi sono sporcato le mani per molto tempo, ma quando ho smesso ho capito che è meglio essere un comandante che un uomo qualunque. Oh, amico, la tua insistenza mi lusinga. Sto cercando l'osservatorio. Dicono che sei l'unico a sapere dov'è. Dicono bene. Anche se la tua insistenza è irritante, vedo in te del potenziale inespresso. Sono Bartholomew Roberts. Edward. Non ho segreti da rivelarti. Ma se mi darai il tuo aiuto, tra 2 mesi a ovest delle Sopravento, avrai le risposte che cerchi, promesso.